Ciao, sono Enrico, tecnico di MT Distribuzione. Benvenuto ad una nuova puntata di MT Lo Trovi Qui. Oggi parliamo della nuova centrale Elcron, il sistema Medea, una centrale professionale dedicato agli installatori professionisti. La centrale Medea è dotata di una potente CPU e di un software evoluto integrato a bordo scheda. E grazie alla scheda LAN integrata, al modulo Wi-Fi e al modulo ZigBee, offre una straordinaria integrabilità al mondo esterno. Medea è la soluzione ideale per realizzare il tuo impianto d'allarme sia in ambito residenziale che in ambito industriale. Vediamo ora quali sono i vantaggi del sistema Medea. La centrale riconosce in automatico sul bus le periferiche connesse e grazie al software integrato posso configurarle in modo estremamente facile. All'interno della centrale è presente un potente software di configurazione web, il quale mi permette, attraverso la porta USB o attraverso la scheda di rete o attraverso il servizio gratuito Elcron Cloud, di configurare facilmente la centrale. Vediamo ora nel dettaglio come si presenta la centrale. A bordo scheda troviamo due bus RS485, la morsettiera con le uscite di centrale, la morsettiera con gli ingressi di centrale. A bordo scheda troviamo tre slot per aggiungere moduli supplementari, quali modulo 4G, modulo PSTN, modulo Wi-Fi, modulo ZigBee. Inoltre troviamo la porta USB per la configurazione locale con il computer e la porta Ethernet nativa per la connessione in rete al cloud Elcron. Vediamo ora quali sono gli strumenti per l'installatore professionista. La configurazione della centrale Medea avviene in modo semplice ed intuitivo, grazie al potente software a bordo presente nella centrale, che non necessita di ulteriori software presenti sul computer. La centrale Medea offre l'integrazione al mondo esterno grazie ai moduli ZigBee e alla videoverifica, come telecamere di terze parti del mondo ONVIF e ai moduli ZigBee proprietari Elcron. I vantaggi per l'utente finale sono che grazie all'app My Elcron Key può gestire il proprio sistema d'allarme come accensioni, spegnimenti, inclusione zone, notifiche push, notifica eventi. Inoltre, sempre grazie all'app, può tenere sotto controllo le proprie telecamere IP e la home automation come tapparelle, cancelli e luci. Ora che abbiamo installato la centrale alimentata e connessa in rete, passiamo a vedere il software di configurazione basato sull'interfaccia web a bordo centrale. Ci troviamo ora nella schermata di configurazione della pagina web della centrale, all'indirizzo IP dedicato alla centrale. Inseriamo il codice installatore e facciamo l'accesso. La prima schermata che ci si presenta è la schermata di home, dove vediamo una panoramica generale dello stato dell'impianto, come il modello di centrale, l'indirizzo IP, la versione firmware, che la centrale è connessa in rete LAN e connessa correttamente al cloud. Inoltre, una semplice diagnostica dello stato di alimentazione di batteria, del bus e dell'alimentazione di rete principale. Un comodo menu ad albero presente qui sulla sinistra ci guiderà nella configurazione totale del nostro impianto di allarme. Tra i vari menu troviamo la possibilità di configurare le periferiche sul bus. La configurazione delle periferiche sul bus avviene in modo semplice e automatico. Semplicemente premendo questo tasto inizia una scansione della centrale alla ricerca di tutte le periferiche connesse al bus. La programmazione della centrale avviene attraverso questo menu ad albero, dove troviamo i settori. In questa pagina possiamo configurare fino a un massimo di 16 settori. La programmazione degli ingressi, la programmazione delle uscite, sia open collector che relay. Una novità assoluta del mondo Elcron è la programmazione degli scenari. Possiamo configurare fino a 16 scenari. Gli scenari sono un insieme di accensioni e spegnimenti richiamabili in modo semplice dai tasti della tastiera o dall'app My Elcron Key. L'ultima sezione degna di nota del software è la sezione diagnostica, dove posso trovare tutti gli assorbimenti della centrale, sia in tensione che in milliampere. Inoltre posso diagnosticare lo stato degli ingressi e delle uscite attraverso questo comodo menu di visualizzazione. L'ultimo strumento comodo per l'installatore è la funzione importa-esporta della configurazione, dove mi crea un file che posso archiviare.
Ed ora alla macchina del caffè per le considerazioni finali. Oggi abbiamo parlato della nuova centrale Elkron Medea, una centrale dedicata all'installatore professionista, che offre una programmazione semplice e veloce, un cloud facile da configurare e rapido per l'utente finale. Se il video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale e in descrizione trovi tutti i nostri contatti di riferimento. Ciao!